Enormi rami già crollati e altri a rischio crollo nella pineta adiacente l'Istituto Comprensivo via Mar Rosso di Ostia. I ragazzi che percorrono un tratto di strada a piedi all'entrata e all'uscita di scuola corrono dei seri rischi. Dopo il maltempo che nei mesi scorsi si è abbattuto sul territorio, grosse fronde sono finite a terra, altre sono rimaste penzoloni. Con la pioggia di questi giorni potrebbero appesantirsi e staccarsi definitivamente. Lì c'è il passaggio dei ragazzi che vanno a scuola sia all'ingresso che all'uscita, c'è una scuola media qui molto numerosa anche, e persone che portano il cane ovviamente qui nella pineta perché giustamente. Noi che abbiamo i cani, insomma, almeno i miei che sono abituati a fare i bisogni in pineta, per esempio se io li porto sull'asfalto non mi fanno niente. Cioè, per forza qua devo venire, nonostante la situazione sia questa. La gente che viene qui comunque è tanta, non siamo in pochi, però la situazione, cioè, è visibile a tutti, insomma, è pericoloso sia per noi che per i cani, per tutti. Vedete molte persone passare in quel tratto? Passaggio, sì, c'è passaggio, sì. Anche soprattutto con i cani, e ripeto, a parte la mattina, poi i ragazzi che qualcuno secondo da che direzione vengono, passano lì per comodità ovviamente. Nonostante la pericolosità della situazione, l'area non è stata messa in sicurezza. La zona tempo fa è stata solamente delimitata dalla polizia locale con del nastro giallo, oggi non più visibile. Era stata messa in sicurezza dopo alcune cadute di rami. È stata tolta, non so da chi, ovviamente, non ci sono più questi nastri. Le transenne queste qui che sono state, cioè, sono rimaste per qualche settimana, poi giustamente alla prima folata di vento e pioggia sono praticamente hanno ceduto e già la gente aveva ricominciato a tornare qui, ma anche prima, anche quando c'erano già le transenne, la gente comunque, alcuni venivano qui, passavano tranquillamente. Io per esempio andavo, cioè, nell'altra pineta. Di alberi ce ne sono tanti a Ostia, lo sappiamo, quindi non so, anche fare una manutenzione sicuramente non è una cosa semplice, però. Si dovrebbe proprio impedire in questo caso il passaggio, almeno in quella zona. Io sinceramente questo non lo so se è da impedire o meno. La caduta di un ramo di quelle dimensioni potrebbe rivelarsi fatale per un bambino, un animale, ma anche per una persona adulta. Gli abitanti della zona, infatti, chiedono un intervento di messa in sicurezza al fine di scongiurare una tragedia annunciata.